Stava lavorando con il trattore Michele Mario Fiorillo, 64enne di Piscopio, quando è stato ucciso a colpi di fucile. Il fatto è avvenuto ieri in un terreno di proprietà della vittima, che era incensurata, in località Contura dove abitava. Contro l'uomo l'assassino ha sparato alla testa e al torace con un fucile caricato a pallettoni. Il cadavere di Fiorillo, che aveva una pistola clandestina, è stato trovato da un automobilista di passaggio che ha informato le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e i carabinieri. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone ha aperto un'indagine conoscitiva sulla grande piattaforma dell'ENI giunta nel mare crotonese. L'intento dell'indagine è quello di verificare il reale scopo di questa mega installazione, se sia solo a scopo manutentivo o preluda alla creazione di nuovi pozzi per l'estrazione del metano. Il procuratore Raffaele Mazzotta ha voluto rendersi conto personalmente della situazione e a bordo di una motovedetta insieme al comandante della Capitaneria di Porto di Crotone si è recato a ridosso della piattaforma. Sul tema c'è stata anche l'interrogazione ai ministri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico del deputato del PD Nicodemo Oliverio. IDV ha organizzato la raccolta firme per cambiare la legge elettorale. Tutti i cittadini di destra, di sinistra e di centro sono stati invitati a firmare. I costi della politica vanno affrontati seriamente e non con gli annunci. Non si possono chiedere sacrifici esclusivamente ai lavoratori dipendenti e ai pensionati come sta facendo il governo. Per questo l'Italia dei Valori, dice Emilio Candigliota, ha promosso il referendum per abrogare la legge elettorale e le province. Si è svolta ieri dalle 17 alle 22 a Crotone, in via Sergio Ramelli, la manifestazione denominata Cleaning Party. L'iniziativa, voluta dall'Associazione Nuova Era, nasce per sensibilizzare i giovani writers crotonesi e ha previsto la bonifica delle pareti degli edifici presenti su tutta la via, al fine di ripristinare il colore originale contaminato dai graffiti. Contemporaneamente si è tenuta una mostra di spray art e un DJ set con diffusione di musica. Durante la manifestazione è stato distribuito materiale informativo su graffiti e murales che vengono realizzati senza alcuna autorizzazione e le relative sanzioni in cui incorrono i writers abusivi.